Ragazzi, buongiorno. Oggi finalmente è uscito il sole, ieri giuvia all'infinito, quindi approfittiamo, andiamo a fare un giro sulla penisola a nord dell'isola di Celuè, dove ci troviamo ora, nel dettaglio, zona Pinguinera, Faro e qualcos'altro. Sara è pronta? Ci arrivano continuamente da casa foto col sole e con un buon clima. Ci siamo anche noi, ragazzi. Siamo in Sud America, siamo all'inizio dell'autunno, però abbiamo sole, godiamo del sole, dei cani della proprietà di Renato, che sono sempre ben accetti, i Perry. Poi vi mostreremo questa struttura perché rapporto qualità-prezzo, penso che qualcuno di voi da casa si trasferirà qua. Lo diciamo spesso perché ogni volta vediamo che la scelta, insomma, che abbiamo fatto ha avuto il suo successo, però in effetti qua è veramente sensazionale. Poi vi diremo meglio. Ora però vamos tutti insieme. Oggi partiamo senza il carico dei bagagli perché siamo in avanscoperta. La canetta che ci viene sempre a trovare è la più dolce di tutti. Un saluto alla piccola. Ciao, ciao amore. A dopo. Nos vemos después. Canetta rimane a fare la guardia. Ci aspetterà il ritorno. Vamos! Il luogo dove ci stiamo dirigendo ora è a nord-ovest dell'isola di Chiloé e si chiama Monumento Natural Islotes Puñuil. Sapevamo che l'isola di Chiloé fosse una località ridente, ma col sole sorride ancora di più. Mar Brava, forse ci faremo un salto poi, è un'indicazione che ci ha dato Davide Biga. Non mancheremo di visitarla. Le condizioni della strada sono abbastanza discutibili. Abbiamo trovato tantissime buche improvvise e molto profonde. Eccole qua. Cruce du Pudu en ruta, può attraversare il Pudu, che è il cervo più piccolo di dimensioni al mondo. Frangenti che richiamano quasi i paesaggi scozzesi, il verde dell'erba, le case a tetto spiovente. Mamma mia. Calette. Bellissima questa strada.
molto stretta, addirittura la vegetazione che invade la strada. Ma qua si potrà andare? Ok. Non ci hanno permesso di entrare in spiaggia. Io che volevo andare in spiaggia. Sapevamo che forse si poteva, ma la spiaggia in effetti è molto stretta. Che spettacolo. Davanti a questo spettacolo della natura, però, ricordiamoci i bisogni primari: empanadas XXL proprio al bar qui sopra. Adesso cazziatone da Francesco. Cioè, in un posto del genere tu pensi a mangiare, ragazzi, aiutatemi, aiutatemi. Allora, c'è da dire che l'orario è questo, poi i cileni non ci fanno mangiare, quindi ora o mai più. Pranzo veloce, take away quasi. Quasi, non è paragevar, però quasi. Abbiamo chiesto il metodo di pagamento, purtroppo era solo effettivo o trasferenza. Noi avevamo a disposizione solo tarchetta, quindi carta di credito, o pochissimo contante. Quindi ci siamo fatti fare per il momento una sola empanada. Poi era talmente buona, ci mancavano 250 pesos cileni per la seconda. Abbiamo chiesto se era possibile. Ah, credo non hai problema, prejunto. Sta bene, e ci hanno fatto la seconda. Sì, ma com'è? È buonissima, è queso y salmón. L'empanada è fritta. Taglia XXL come la moglie. Assaggiamo. Gustosissima. Dite la verità, quando assaggio io mi viene voglia di aprire il frigorifero. Con Sara un po' meno. Quanto è sporca, eh? Quanto è sporca. Da 1 a 10, quanto è sporca. In compagnia di qualche gabbiano in spiaggia ci siamo accomodati. Il tempo di qualche foto, di goderci il rumore del mare e di farlo godere alla tenerona, e poi si rientra. Ci spostiamo un po' più giù per fare delle foto migliori, un po' più lontano dalla gente del posto. Che spettacolo! Che spettacolo! È il posto ideale? È il sogno che si avvera? Un altro piccolo sogno! Qualcuno di voi ricorderà la spiaggia di Loken in Danimarca. Ci siamo vicini. Altro clima, altro momento della giornata, un altro piccolo tassello di quel sogno che è, per Francesco, percorrere insieme alla tenerona spiagge infinite.
Al di là della spiaggia splendida, abbiamo raggiunto questo posto perché da qui partono le barche per raggiungere degli isolotti intorno a questa penisola, dove nel periodo da settembre a marzo stazionano i pinguini Magallanes o Magellano e i pinguini Humboldt, un po' più rari, che però convivono insieme. Ma perché si fermano in questi isolotti? Per riprodursi. Il periodo in questione è quello da settembre a marzo. Noi per pochissimi giorni siamo fuori periodo e il signore del ristorante ci ha detto non ci sono più i pinguini. Questa zona è comunque una riserva naturale dove è proibito pescare ed è protetta a livello nazionale. È anche una zona dove transitano le balenottere azzurre. Ci sono però delle agenzie lungo questa spiaggia per chi volesse prenotare nel periodo giusto l'escursione per l'avvistamento dei pinguini e moltissimi ristoranti dove poter mangiare qualcosa. Ma che spettacolo è camminare sulla spiaggia, sul bagnasciuga con la moto. Mamma mia. Anche se ho le gomme strafinite, però la sabbia, il bagnasciuga è molto duro, quindi con la moto scarica si va benissimo. Se vi chiedete se è possibile passare, questa è l'unica strada per poter proseguire. Infatti ci ha detto fate tutta la spiaggia, poi a metà c'è una strada sulla sinistra che sale su. Intanto ci godiamo questo spettacolo della natura. Ora prendiamo la strada qua, dovrebbe essere questa. E stazionamento per il tour dei pinguini. Un bagno all'aperto. Posto che vai, tradizione che trovi. Ci addentriamo nel ripio. Fare queste strade con la moto scarica, ragazzi, è puro divertimento. Con la moto carica è tutt'altro, ma non possiamo fare diversamente. Ci sono degli alberi secolari bellissimi. Pensavo che salisse fino al Mirador, invece bisogna andare a piedi, quindi giriamo e torniamo a vedere un altro posticino consigliatoci che dovrebbe essere niente male. Comunque strada tranquillissima e ripeto, con la moto scarica è un divertimento assoluto. Giriamo qua. Anche fare una semplice manovra tra la moto configurata, tra la moto carica e scarica. Oh, vieni, vieni. Penso che le moto non le vede mai da queste parti, quindi voleva farci compagnia per un pezzettino di strada. Comunque dicevo, anche far manovra con la moto scarica è tutt'altra roba, perché devi fare assolutamente molta meno attenzione rispetto a quando è carica. Quando è carica, anche se ti si inclina di 5 gradi, puoi essere alto 2 metri, ma fai veramente fatica a tenerla. Ma senza che ve lo dico, è ovvio, però magari per chi non va in due in moto si rende conto a metà. Questo è la problematica di portare dietro la moglie. Lo so che molti di voi diranno, ma che te la porti a fare? E magari avete anche ragione, però... Comunque la nostra idea, quando siamo partiti dall'Italia, che abbiamo pensato a questo cambio di vita, appunto era fermarsi sui posti, scaricare la moto e girare. Solo che ci sono situazioni in cui fai veramente fatica a farlo, perché si potrebbe anche pensare di spedire l'attrezzatura, ma in un viaggio del genere, così lungo, a livello di tempistiche parlo, dove le vie di comunicazione, ma soprattutto anche i sistemi di comunicazione, sono pochissimi. Cioè, ma dove la trovi una strada che finisce sulla spiaggia, tra l'altro spiaggia accessibile? Mamma mia. Noi abbiamo mangiato un'empanada XXL su quel ristorante, quello giallo. Comunque, sabbia compatta, la moto non affonda, ma da non approfittarsi più di tanto, soprattutto con le gomme che mi ritrovo, dove il tassello è praticamente inesistente.
Guadiamo un fiume? Guadiamo. Grande Tenerona. Riprendiamo la strada maestra. Questo è l'incrocio che ci conduce a Mar Brava, sterrato di nuovo. Vediamo fino a dove ci possiamo spingere con Sara dietro. Inizia ad affondare. Penso che dobbiamo fermarci. Ci siamo! Siamo a Mar Brava! Ho preferito scendere e far proseguire Fra da solo. Chi ci segue conosce questa scena dalla Normandia. Che spettacolo, ragazzi! Guardate, ma andiamo più vicini. Dove ti porto? Dove ti porto? In Australia siamo, ragazzi, è bellissimo. Lo sfogo! Lo sfogo immane! Sono felice per lui. Lo merita. Mamma mia! La pace! La pace del selvaggio! La pace di una natura immensa e incontaminata. Grazie a Davide per l'indicazione di questo spettacolo, paradiso in terra. Shooting fotografico terminato, non ci potevamo fermare per non fare 1000 foto? Incredibile. Tenerona sui sassi! Sì.
siamo solo noi e i gabbiani. Qua con l'idea di essere sempre soli arriverà quel giorno che non ci troverà più nessuno. Tenerona number one. Comunque Isola di Chiloé ce l'avevano detto, spettacolare. Lo so che lo dico sempre, ma non trovo parola migliore. Say what you gotta say. Say what you gotta say. La canzone finale, come ci scrivete spesso nei commenti, entusiasma anche noi. La Tenerona ne sta passando tantissime, ora per andare bene bisognerebbe trovare un autolavaggio per togliere tutta la salsedine, ma ci siamo informati qua, video pippone sugli autolavaggi, perché non ci sono autolavaggi con la Lancia come abbiamo da noi in Italia. Bisogna lasciare la moto, la devono lavare loro e se c'è la fila la devi lasciare anche per mezza giornata. Un po' come quando porti la macchina a lavare dall'autolavaggio, ma se te la vuoi lavare da solo non lo puoi fare. Ora via l'attrezzi e il mestiere e si riparte. Poi se vi interessa, video pippone anche sul treppiede, perché sappiamo benissimo che in moto lo spazio è poco e il peso deve essere minimo. Qua siamo al top spendendo il giusto. Ingombro minimo, peso circa un chilo. Superiamo il tratto più roccioso, anzi pieno di sassi, della sabbia. È uno spettacolo dal quale non vorremmo mai separarci. Sì, qui devo scendere di nuovo. Salutiamo il mare. Sì, scendo qui. No. No, 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 Fra, no. Versailles, prepara la stanza. lì era proprio sabbia, sabbia, sta dicendo. E appunto, io volevo scendere. Con la luce più bella del giorno, che per me, che sono un gufo, è senz'altro quella del tramonto, riprendiamo la strada. È la luce calda che si prepara fra qualche ora a tramontare. Ottima giornata, sì. Si torna in città. Ancud, il giorno prima della festa, perché anche qui si festeggia la Pasqua, che è scritta come quello che sarebbe segnato come gravissimo errore nelle nostre scuole, Pasqua con la C anziché con la Q, e i giorni di festa sono il venerdì, il sabato e la domenica, non come da noi, la domenica e il lunedì e poi comunque il venerdì e il sabato con significato, però i giorni di festa qui sono venerdì, sabato e domenica. Eccola Ancud, sparsa sulle pendici delle colline che si gettano sul mare. Dicono che la città abbia subito importanti danni durante il terremoto di Valdivia del 1960 e non sia più tornata al suo aspetto precedente e che sia un po' più disordinata di come era. Essendo il Sabato Santo, essendo festa vera e propria, stiamo notando che solo i supermercati più grandi sono aperti, gli altri sono chiusi. Qui c'è un supermercato, questo invece è chiuso.
Questa è aperta. Allora, siamo appena venuti al lavado. Le abbiamo chiesto ai ragazzi della Shell. Todo está cerrado. No se puede limpiar la moto. Peccato. Quindi andiamo a fare la spesa. Ora stiamo tornando indietro verso la nostra casina. Abbiamo visto qualche supermercato aperto, oltre allo splendido tramonto. Le giornate si sono accorciate di molto, sono le 6:40 e il sole è già tramontato. Il cielo è ancora chiaro, però le cose stanno cambiando. È il nostro primi di ottobre. Tornata con la spesa? Sì, abbiamo fatto il pieno di carne, uova, latte, caffè, in questo caso istantaneo, perché non ho trovato quello per la moca. Hola! Ormai Lorena è il nostro supermercato di fiducia. Ci siamo. Le uova. Ci hanno lasciato accesa la luce. Arrivati. Tenerona scaricata. Ora aspetto che si raffreddi, poi telo per coprirla. Dobbiamo dare una sistemata qua perché sembra un mini mercato. Eccola qua la cucinera. Sto preparando per mettermi ai fornelli. Con l'abbigliamento Rucca. Perché qua è freddo. L'unico riscaldamento che abbiamo questa volta è questa stufa elettrica. La accendiamo così riscaldiamo un po' l'ambiente. Ma facciamo vedere se la tappi nella sua interezza. Calzini da moto, pantacalze, ma soprattutto infradito come i giapponesi. O i cinesi, non lo so. Questa sera mangiamo? Questa sera abbiamo pechuga de pollo, cioè petto di pollo, abbiamo polpa di cerdo, cioè polpa di maiale, abbiamo le uova, abbiamo riso, abbiamo la birra, pasta, l'abbiamo, l'hai presa? La birra l'abbiamo, Melodon. Quindi comunque giornata veramente spettacolare, il meteo ci ha graziato, il posto l'avete visto nel video, è bellissimo. La moto sarebbe stata da lavarla, ma la Tenerona le deve sopportare tutte, sì. Le deve sopportare tutte. Come la moglie, dato che non avevamo effettivo da pagare, abbiamo bevuto pochissimo quell'acqua che ci eravamo portati e sono un po' prosciugata. Ho bevuto la sua stessa quantità, però lei deve sopportare, io no. Come esatto. Funziona? Ma la parità dei sessi, dove sta qua? Io sto sopportando quanto te, ecco la ma io non mi sono lamentato, tu ma neanche io. Cena servita, ce lo chiedete, petto di pollo a pezzettoni limone. Con limone, verdure non grigliate sulla padella perché la cucinera non ha la griglia. In più pane aiuia, tipico cileno, preparato o con lo strutto o col burro. Pensiamo che negli ultimi tempi quello che abbiamo mangiato sia col burro, quindi si mantiene molto, però è più grasso. E infine, immancabile, per brindare con voi, birra Patagonia, buonissima. Ciao ragazzi, io vado a mangiare che ho una fame allucinante. Take it to the